quando Francesco muore, i frati sono più di 5.000. Dunque in 20 anni 5.000 persone seguono il cammino di San Francesco. San Francesco nel 1223 si decide a scrivere la regola. Oramai sono molto molto forti le pressioni che lui ha sia da parte dei custodi, dei superiori delle comunità dei francescani, che dalla curia romana. Lui stesso capisce che bisogna farlo. Era andato ad Damietta in Egitto in occasione della crociata. Da Damietta aveva ottenuto dal cardinale Amalric, dopo averlo incontrato, pensate, quest'uomo ha attraversato le file di fuoco e è andato a parlare con il generale dell'esercito avversario, va bene, gli aveva dato un lascia passare per visitare i santuari di Terra Santa, ma probabilmente Francesco non ha potuto mai visitare i santuari di Terra Santa. Infatti, arrivato a San Giovanni d'Acri, apprende notizie molto molto allarmanti su una spaccatura che si stava determinando nel movimento francescano. Lui aveva lasciato due responsabili in Italia e questi due responsabili stavano portando l'ordine verso una forma conventuale e questo aveva determinato una frattura che sarà poi una frattura drammatica che avrebbe potuto distruggere il movimento francescano. Il grande merito, qualche decina d'anni dopo la morte di Francesco, di avere ricucito in qualche maniera le tensioni, i problemi e aver salvato il movimento francescano va a San Bonaventura. Non per niente viene chiamato il secondo fondatore dell'ordine francescano. Bene, Francesco dunque decide che bisogna scrivere la regola e si ritira a Fonte Colombo, che è a poco più di un'ora di cammino da Rieti. Perché va lì? Perché Roma era piuttosto insicura a quei tempi e capitava che se c'erano tensioni o problemi tra le famiglie, il papato ne veniva coinvolto e per questioni di sicurezza il papa scappava e si rifugiava a Rieti. Rieti non è lontana da Roma. E tuttora esiste un palazzo che viene indicato come il palazzo utilizzato dai papi. E comunque i papi lasciavano sempre un punto di riferimento a Rieti, per cui essere vicini a Rieti significava poter comunicare con la curia romana. A Fonte Colombo c'era uno degli eremi dove Francesco passava le sue famose quaresime. Lì lui porta con sé, come vi dicevo prima, una serie di fogli affascinanti che risultavano da quello che i frati riferivano durante i capitoli di Pentecoste e che poi via via determinavano l'indirizzo, il cammino della comunità. Nel fascicolo che vi ho dato c'è una di queste magnifiche, straordinarie lettere e capite la logica che c'è sotto. Al frate tal dei tali, probabilmente era frate Elia, perché Francesco poi rinuncia alla gestione dell'ordine, lo mette nelle mani Pietro di Catani, che era un notaio, che era diventato suo discepolo, ma questo muore dopo pochi mesi e diventa ministro generale dell'ordine Elia da Cortona. Dunque a frate Elia ministro, il Signore ti benedica. Io ti dico come posso, per ciò che riguarda la tua anima, che quelle cose che ti impediscono di amare il Signore Dio e ogni persona che ti sarà di ostacolo, siano frati o altri, anche se ti picchiassero, tutto questo devi ritenere per grazia ricevuta. Io quando ho letto la prima volta questo testo ho fatto un salto sulla sedia. Cioè dovrei ritenere grazia ricevuta le cose che mi impediscono di amare Dio e ogni persona che mi sarà di ostacolo nell'amare Dio. Non so se vi rendete conto di com'è ardito questo testo. Continua. E così tu devi volere e non diversamente. E questo ti sia per vera obbedienza del Signore Dio e mia, perché io fermamente so che quella è vera obbedienza. E ama quelli che ti fanno queste cose, e non pretendere da loro altro se non ciò che il Signore ti darà. E in questo amali, e non volere che per te diventino cristiani migliori. Evidentemente Fratellia gli aveva comunicato che c'erano dei frati che gli creavano mille problemi. E Francesco risponde in questo modo, sentite. E questo sia per te più che stare in romitorio. E io stesso riconoscerò se tu ami il Signore e se ami me, suo servo e tuo, se farai questo, e cioè che non ci sia alcun frate al mondo
che abbia peccato quanto più poteva peccare, che dopo aver visto i tuoi occhi non se ne ritorni via senza il tuo perdono, se egli lo chiede. E se non chiedesse perdono, chiedigli tu a lui se vuole essere perdonato. E se comparisse davanti ai tuoi occhi mille volte, naturalmente in queste condizioni, dopo averla combinata grossa, amalo di più di me per questo, affinché tu possa conquistare al Signore e dargli sempre misericordia di tali frati. E avverti i guardiani, quando puoi, che tu sei deciso a fare così, di tutti i capitoli che sono contenuti nella regola, vedete come si elaborava la regola in corsa, e che riguardano i peccati mortali, con l'aiuto del Signore, nel capitolo di Pentecoste, col consiglio dei frati, ne faremo uno, cioè questo. Se un frate, per istigazione del nemico, avrà peccato mortalmente, sia tenuto per obbedienza a ricorrere al suo guardiano. E tutti i frati che sapessero che egli ha peccato, non lo facciano arrossire né dicano male di lui, ma ne abbiano grande misericordia e tengano assai segreto il peccato del loro fratello, poiché non i sani hanno bisogno del medico, ma i malati. E così per obbedienza siano tenuti a mandarlo al suo custode con un compagno. Il custode poi lo tratti con misericordia, come egli stesso vorrebbe essere trattato se si trovasse in un caso simile. E se avrà commesso un peccato veniale, si confessi a un suo fratello sacerdote, e se non vi fosse un sacerdote, si confessi ad un frate, finché non avrà a disposizione un sacerdote che lo assolva canonicamente come è stabilito. Ed essi, dunque i sacerdoti, non abbiano potestà di dare altra penitenza che questa: va e non peccare più. E siamo nel periodo della penitenza tarifata, dove era obbligatorio dare penitenze anche molto dure. Non diano nessuna penitenza, va e non peccare più. Questa lettera, perché debba essere meglio osservata, tienila con te fino alla Pentecoste, quando sarai a capitolo con i tuoi frati, e queste altre cose che non sono nella regola, con l'aiuto del Signore Dio, procurerai di compiere. Dunque, Francesco è a Fonte Colombo, ha questi fogli tra le mani e cerca di mettere in piedi una regola. Lui vuole trasmettere anima, perché sa che solo trasmettendo anima, come tenta di fare in questa lettera che avete ascoltato, può aiutare uno a diventare un suo discepolo, un vero francescano. Naturalmente la Curia di Roma considererà questa regola non adatta a fare la regola, perché non adopera un linguaggio giuridico. E tutto sommato ha ragione la Curia di Roma. Cioè, se tu fai un testo che è un testo di riferimento per una moltitudine e lasci contorni sfumati con esortazioni o cose simili, le baruffe non finiscono più. Un testo che fa da riferimento deve essere preciso, ben tagliato. Per cui la Curia Romana interverrà dialogando con San Francesco più volte, e la regola volata che ne esce, Francesco la riconosce come sua. Non va detto allora che ha tradito il pensiero di San Francesco. Certamente non è come Francesco l'avrebbe scritta. E confrontando la regola bollata con la regola non bollata, le differenze si vedono, e questo testo qui che vi ho appena letto non è finito dentro nella regola, nella sua forma definitiva, non lo poteva neanche finire dentro in questa formula qui, nella regola definitiva. Il fatto è che Francesco aveva davanti a sé non i peggiori, i più corrotti della Curia Romana, ma i migliori prelati della Curia Romana, che gli chiedevano di fare dei francescani coloro che avrebbero fatto una crociata spirituale contro gli albigesi. E c'erano i suoi frati guardiani che gli chiedevano di fare questo. A un certo momento Francesco non ha visto più chiaro e ha cominciato a dubitare se per caso non era lui che sbagliava e non fossero loro ad avere ragione. Soltanto che lui non riusciva a capire dove lui sbagliava e non riusciva a vedere dove gli altri avevano ragione. E cade in uno stato di depressione spaventosa, che durò 2 anni. 2 anni tremendi. Durante questi 2 anni Francesco aveva gli incubi alla notte, non voleva vedere i frati, ha trattato male frati che non si meritavano di essere trattati male, ed era disperato. 2 frati, per farvi qualche esempio, erano partiti dalla Francia solo per incontrare una volta in vita Francesco. Francesco, che è a Greccio, si nega, non si fa incontrare. Mi capite?
manda a dire cosa c'entro io con quelli là. Di notte si svegliava gridando: signori, i lupi sono entrati nel tuo gregge. Francesco arriva a Natale, siamo nel 1223, arriva a Natale e Francesco sta annaspando, è come un naufrago, proprio come un naufrago. Se entra dentro la sua anima trova soltanto confusione, quindi neanche questi ritiri che lui faceva gli servono più a niente. E allora cosa fa? Un colpo di creatività. Chiede a un certo Giovanni Velita, che è lì a Grecia, dove lui si è ritirato in un ermo completamente isolato, chiede di rappresentare il Natale di Gesù. C'è una grotta, portano una statua di Gesù bambino, portano il bue e l'asino, e Francesco chiede di celebrare il Natale lì. Addirittura chiede a un prete di celebrare lì. San Bonaventura dirà che aveva chiesto il permesso al Papa di celebrare in un Natale non consacrato, una grande bugia, d'accordo, ma Francesco faceva queste cose qui. Secondo me, per esempio, la, come si chiama, l'indulgenza della, della porzioncola lui l'ha strappata al Papa. Non esiste nessun documento nella curia papale che concede l'indulgenza plenaria della porzioncola. Esistono invece lettere di cardinali che sconsigliano il Papa di concedere l'indulgenza. Perché? Perché c'era il problema delle crociate. E cioè molti andavano a fare le crociate perché c'era l'indulgenza plenaria. Se si andava ad Assisi, si riceveva l'indulgenza plenaria, non andavano più alle crociate. I terziari francescani per voto non potevano portare le armi, non so se voi lo sapete, ma una delle cause della vittoria dei comuni contro il Barbarossa è stata questo, che il Barbarossa non aveva sufficienti reclute. Capite? Dunque, i cardinali dicono: guarda che quello lì vuole sabotare le crociate, non dargli l'indulgenza. Francesco soltanto proclama l'indulgenza. E il Papa, davanti a queste folle che accorrevano lì, può solo limitarla, e cioè non è un'indulgenza perpetua, ma solo una volta all'anno. Ma non può toglierla, va bene. Francesco dunque fa celebrare la messa in una situazione che non si poteva fare a quei tempi e abbraccia la statuina del bambino Gesù. La leggenda più tardi dice che il bambino Gesù si anima. In realtà la percezione che ho io è che Francesco si aggrappa a Gesù come un naufrago si aggrappa a una trave per non affogare. Francesco vuol vedere con gli occhi del corpo, perché l'anima non funziona più, come era Gesù quando è nato nella sua povertà, per capire se era lui che sbagliava o no. Ne ebbe un conforto quella notte di Natale, ma non saltò fuori dalla sua difficoltà. L'anno dopo, siamo nel 24, allora, l'anno dopo Francesco si trova nella tarda estate, si trova in una località che si chiama La Foresta. Aspettava di essere bruciato alle tempie perché dicevano che così guariva di una malattia, un'infezione agli occhi che lo stava rendendo completamente cieco. In realtà ci sarà poi questa bruciatura delle tempie di Francesco con ferro arroventato, non gli servirà a niente. Lui si era ritirato lì in questo piccolo eremo vicino, ancora una volta, vicino a Rieti, che si chiama La Foresta, e chiede ai suoi frati, supplica ai suoi frati di portarlo sul monte della Verna. Partire da Rieti per andare alla Verna era una tragedia con un Francesco che ormai non stava più in piedi. Lo caricarono su un mulo e fece quasi tutto il tragitto a cavallo di un mulo. Il mulattiere che lo portò sull'ultimo tratto verso la vetta non sapeva di avere Francesco con sé. Poi, sentendo parlare quei due o tre frati che erano con Francesco, capisce di avere Francesco con sé. E allora si rivolge a Francesco e gli dice: ah, ma tu sei Francesco, sai che la gente ha molta fiducia in te, comportati bene, sai, perché feriresti molte persone se ti comporti male. E lui scivola giù dal mulo e bacia i piedi di questo mulattiere che gli aveva detto questa cosa. E lo portano su in alto alla Verna. Perché la Verna? Perché secondo una credenza medioevale, che era ben viva ai tempi di Francesco, quelle rocce spaccate che visitando la Verna tutti noi abbiamo visto si sono spaccate quando Gesù è morto e c'è stato quel terremoto alla morte di Gesù. Per cui per chi non poteva andare in Terra Santa, soprattutto dall'Umbria, dalla Toscana e dall'Emilia Romagna, quello era il Calvario dove si andava per devozione verso il Signore Gesù. Istintivamente Francesco capisce che la luce per saltare fuori dalla sua situazione disastrosa e spaventosa è attaccarsi a Gesù, aggrapparsi a Gesù, il Gesù della croce. E come voi sapete,
la notte della festa dell'esaltazione della croce, siamo a metà settembre, lui lì va a fare la quaresima in onore dell'Arcangelo San Michele, lui riceve le stimmate. Le stimmate per Francesco sono state una rivelazione. È come se il Signore Dio gli avesse detto: senti Francesco, stai male? Stai male, vero Francesco? È vero, stai molto male. Un paio d'anni dopo sarebbe morto e tutte le malattie che hanno portato alla morte le aveva addosso in quel momento lì. Stava diventando completamente cieco, soffriva di emicranie atroci, si era preso la malaria andando in Egitto, per cui aveva la febbre quartana che gli tornava, nello stomaco tratteneva poco o niente, aveva alle volte sbocchi di sangue, non sappiamo se dallo stomaco o dai polmoni, ma era un disastro. È vero Francesco, stai molto male. Francesco, i tuoi frati non ti capiscono, i tuoi frati ti hanno emarginato. È vero Francesco, i frati non ti capiscono, ti hanno emarginato. Francesco, senti di aver fallito il tuo compito? È vero Francesco, hai fallito. La Chiesa si è riparata dalla spinta alla riforma che hai dato incanalandoti in un movimento religioso a parte. Quello lì devono fare i frati, non noi, ok? E i frati stanno seguendo una strada diversa da quella che tu hai indicato. Hai fallito Francesco. Bene Francesco, non è così che assomigli a Gesù quando stava sulla croce. Davvero vorresti essere diverso da come sei? Davvero vorresti che la situazione fosse diversa da come sei? E Francesco, che aveva questo e questo solo desiderato, restare unito a Gesù e tentare di assomigliare il più possibile a Gesù, capì che aveva sbagliato. Si affrettò a scrivere, perché per quei 40 giorni non parlava, quindi non poteva parlare, lui aveva deciso di non parlare, scrisse subito un foglietto a Frate Leone che lo assisteva, dicendo: il Signore ti dia pace. E cioè, mi hai visto tormentato, a me il Signore ha dato pace, voglio che anche a te il Signore dia pace. Guardate bene che lì sulla Verna era disperato Francesco, il luogo dove Francesco riceve le stimmate era a 2 metri da uno strapiombo di 200 metri. Secondo me Francesco ha avuto pulsioni di suicidio lassù. E tanto è vero che lui, lasciando la Verna, dice che il diavolo è stato scornato. Dunque parla di una tentazione tremenda che lui ha subito lassù. Adesso non si vede questo strapiombo stando dentro la cappella delle stimmate, ma andando fuori, facendo quel breve tragitto, si vede come quello strapiombo là così. Quando torna, terminato il ritiro per la festa dell'Arcangelo San Michele, dice ai suoi frati: è ora che ci alziamo e facciamo qualcosa per il Signore Dio, perché fino ad ora non abbiamo fatto che poco o niente. Cioè, siccome non avevo capito questa cosa, non ho fatto niente per il Signore fino a questo punto. Francesco uscirà trasformato dall'esperienza della Verna e passerà gli ultimi 2 anni della sua vita in un entusiasmo totale. Il cantico di Frate Sole non l'ha scritto un ragazzo innamorato di 22 anni, in piena salute e immerso nella natura. L'ha scritto un uomo malato, a poche settimane dalla sua morte, nelle condizioni di salute che vi ho descritto, ma dentro era così. La maggior parte degli scritti che Francesco detta appartengono a questi ultimi 2 anni di Francesco, compreso il testamento di cui vi ho parlato e che è scritto là. Ebbene, alla stagione della Verna dobbiamo un testo che secondo me è uno dei testi più straordinari che il cristianesimo abbia prodotto in 2000 anni. E per le mie conoscenze, se mi chiamassero ad una tavola rotonda insieme con un ebreo e con un musulmano, e ciascuno dovesse dare testimonianza della qualità religiosa intendo qualità della relazione con Dio, di come viene trattato Dio nella propria tradizione religiosa, io leggerei questo testo e sarei sicuro che questo testo farebbe capire che prendiamo davvero sul serio il Signore Dio. Per questo, torno a dire, lo giudico un testo assolutamente straordinario. Ci sono 2 versioni del fioretto della vera e perfetta Letizia. Una è quella dei fioretti travisa completamente ciò che Francesco voleva dire, la interpreta in maniera moralistica come esortazione a sopportare con pazienza i guai della vita. Non c'entra niente. Nelle fonti francescane, grazie a Dio, c'è la versione originale di questi fioretti. Sentite: un giorno il beato Francesco, presso Santa Maria degli Angeli, chiamò Frate Leone e gli disse: Frate Leone, scrivi.
Frate Leone era prete, aveva studiato. Tentate di capire, questo laico, forse era già diacono, ma laico fondamentalmente, che dice al prete: tu che hai studiato, queste cose nei tuoi libri ci sono? C'è una specie di ironia in questo scrivi, frate Leone. Questi rispose: ecco, mi sono pronto. Scrivi, disse, qual è la vera letizia. Viene un messo e dice che tutti i maestri di Parigi sono entrati nell'ordine. Miracolo, tutti i teologi diventati francescani. Difficile, difficile. Non è vera letizia. Così pure che sono entrati nell'ordine tutti i prelati d'Oltralpe, arcivescovi e vescovi, e persino il re di Francia e di Inghilterra. Scrivi, non è vera letizia. Mettendo una scala di difficoltà di conversione, una certa difficoltà ce l'hanno i teologi. Molto più difficile convertire i vescovi e i prelati, molto più difficile convertire i re di Francia e di Inghilterra. Se anche accadesse, non è letizia. Ancora, si annuncia che i miei frati sono andati tra gli infedeli, i musulmani, e li hanno convertiti tutti alla fede. E inoltre che io ho ricevuto da Dio tanta grazia che risano gli inferni e faccio molti miracoli. Io ti dico, in tutte queste cose non è vera letizia. Ma robe d'amanti! Cioè, se non è vera letizia in questo, dove sta la vera letizia? Ed è quello che chiede il povero fratellone completamente scombussolato. Ecco, risponde Francesco, io torno da Perugia, torno a Santa Maria degli Angeli e a notte fonda arrivo qui. Ed è tempo d'inverno, fangoso e così freddo che all'estremità della tonaca si formano dei dondoli, dei ghiaccioli d'acqua fredda, congelata, che mi percuotono continuamente le gambe e da quelle ferite esce il sangue. E io, tutto nel fango, nel freddo e nel ghiaccio, giungo alla porta e dopo che ho a lungo picchiato e chiamato, viene un frate e chiede: chi sei? Qui il fioretto dei fioretti se ne va per i fatti suoi, perché il frate lo maltratta perché non crede che sia Francesco. Gli dice: voi siete dei ribaldi che rubate le limosine dei poveri. Invece qui il frate lo maltratta proprio perché è Francesco. E io rispondo: frate Francesco. E quelli dice: vattene, non è ora decente questa di andare in giro, non entrerai. La regola proibisce che si entri a quest'ora in clausura, non entrerai. È proprio questo che pensa questo frate? No. E poiché io insisto ancora, l'altro risponde: vattene Francesco, tu sei un semplice, un idiota. Qui non ci puoi venire oramai, noi siamo tanti e tali che di te non abbiamo più bisogno. Capito? Questo era i discorsi che arrivavano a Francesco. Sei stato il fiammifero che ha acceso il fuoco, adesso sei un problema, fatti da parte. Se crepi, tutto sommato ci fai anche un piacere. E io resto ancora davanti alla porta e dico: per amor di Dio, accoglietemi solo per questa notte, come accogliereste un mendicante. E quelli risponde: ah no, noi non siamo quelli della carità, non lo farò, vattene al luogo dei crociferi e chiedi là. C'era un ospizio per gli andanti in Assisi. Io ti dico, se avrò avuto pazienza e non mi sarò inquietato, qui è vera letizia, vera virtù e la salvezza dell'anima. Cosa vuol dire Francesco? Non interpretate male questo testo qui così, la letizia sarebbe nel fatto che sta così male. Queste cose non dovrebbero accadere, ma Francesco dice, se ti accadessero anche le peggiori cose, cioè che le cose più sacrosante non si realizzano e che le cose più negative si realizzano, e nonostante questo tu non hai perso la pace, vuol dire che la tua anima l'hai collocata in un posto sicuro, dove la tua anima è al sicuro. E come tutti i mistici, Francesco non nomina Dio, ma sta parlando di Dio, ed è per questo che questo testo è così alto, perché qui Dio è assoluto. Vuol dire che non dipende né dal buon esito delle buone opere, né dal fatto di essere, aver avuto successo o altro, ma unicamente dal fatto di essere nelle mani di Dio. Se il fatto di essere nelle mani di Dio fa di te un uomo così sereno, così profondamente sereno, che se anche come prete la tua opera ti risulta sterile e la gente non ti capisce, vai avanti con gli anni e gli acciacchi si fanno sentire, e nonostante questo conservi una serenità profonda, inspiegabile da un punto di vista squisitamente umano,
una pace profonda, perché la tua vita è nelle mani di Dio, sappilo che la tua anima è salva, perché l'hai messa nelle mani dell'unico che può salvare la tua anima, che è il Signore Dio. Ho imparato da Francesco, leggendo testi come questi, una cosa. Quando mi accadono delle cose che mi mettono in difficoltà, e non è raro in questi tempi per noi preti essere in situazioni di difficoltà, mi domando se la mia situazione può essere sovrapposta a situazioni attraverso le quali è passato anche Gesù. E se la risposta è sì, cesso di inquietarmi, cesso di domandare se posso cambiare la situazione, faccio pace con la situazione. Perché stando lì, sto in compagnia di Gesù, e meglio di quel posto lì non ce n'è un altro al mondo. Ho scoperto che c'è soltanto una cosa negativa che davvero può portarmi lontano da Gesù, e sono i miei peccati personali. Ma tutto il resto può essere sovrapposto a situazioni di Gesù, compreso il fallimento nella missione, compreso la sensazione di parlare in vano, di affaticarti in vano o altre cose di questo tipo. Francesco dice che in quella situazione lì noi dobbiamo rendere onore a Dio facendo dipendere il senso della nostra vita solo da Dio, non dalle nostre opere, non dal giudizio degli altri. Così Dio viene trattato come si merita, e cioè è un assoluto. Chi vuole approfondire questo pensiero di Francesco, gli ho ordinato in una certa maniera dei testi francescani sfortunatamente piuttosto trascurati anche da chi ammira Francesco, che sono le ammonizioni, brevi appunti presi dai frati quando Francesco parlava ai suoi frati in questi raduni dei frati a Santa Maria degli Angeli, alla Porciuncola, e li ho messi in ordine in maniera tale che sentiate come poderoso il pensiero religioso di quest'uomo. Ho terminato, Don Francesco. Bene.